Di volta. Spesso ci chiediamo perché i cittadini hanno così tante difficoltà ad accedere ai servizi che sempre più pubbliche amministrazioni stanno proponendo online, proprio perché molto spesso non vengono pensati per coloro che poi sono gli utenti, i destinatari. E quindi è la parola semplice che deve in qualche modo guidarci quando pensiamo a innovare il territorio. Nel caso specifico c'è un'altra parola che è fondamentale, che è collaborazione. Quindi semplicità e collaborazione. Collaborazione fra enti, fra soggetti diversi. Questo progetto di un nuovo sito per il Comune di Cagliari nasce dal lavoro congiunto e collaborativo di diversi soggetti diversi, sia sul territorio che a livello nazionale. Dietro c'è il team per la trasformazione digitale, dietro ci sono le esperienze che si stanno portando avanti all'interno della provincia dei comuni trentini, quindi il consorzio dei comuni trentini, dietro c'è il rapporto con la regione, dietro c'è il rapporto fra i diversi soggetti all'interno del comune di Cagliari. Quindi è fondamentale appunto pensare a innovare la pubblica amministrazione pensando al destinatario finale e avendo in mente appunto queste due parole, collaborazione e semplicità. In Italia c'è ancora tanto da fare e questo evidentemente ce lo dice sia l'esperienza da ricercatori, da coloro che riflettono su questi temi sia dalla nostra parte di essere cittadini, perché tutti i giorni appunto ci interfacciamo con una pubblica amministrazione ancora troppo burocratica, piegata su se stessa. È evidente che non c'è un traguardo, è un percorso, è un processo. E in questo momento dobbiamo avere in mente qual è appunto la destinazione finale. La destinazione finale è una pubblica amministrazione che è sostenibile, e quindi sia dal punto di vista economico sia dal punto di vista dell'impatto sul territorio, è inclusiva. Cioè questi percorsi non devono essere percorsi che escludono parte della popolazione. Detto ciò, sì, è arrivato il momento di introdurre un cambiamento genetico, radicale. Cioè dobbiamo andare verso lo switch off. Non è possibile pensare che questo lento progressione duri all'infinito. Dobbiamo abbandonare la cultura analogica. Non solo quindi gli strumenti analogici, la cultura analogica è adottare una cultura digitale, una cultura moderna. Quanta strada abbiamo davanti? La strada è ancora tanta, l'importante però è non perdere l'obiettivo. E io credo che negli ultimi mesi, sia a livello territoriale sia a livello nazionale, finalmente quelli che sono gli obiettivi sono diventati appunto un qualcosa di condiviso e più chiaro.